Buongiorno, in questo tutorial vedremo come collegare, configurare e attivare un call me multiutenza in un sistema TwoVoice monocolonna. Iniziamo con il collegare due fili all'impianto TwoVoice. Possiamo utilizzare una connessione internet wireless oppure collegare direttamente un cavo LAN. Andiamo a alimentare il dispositivo con l'alimentatore a corredo. La nostra installazione è terminata. A questo punto colleghiamo il dispositivo al nostro impianto TwoVoice direttamente su un'uscita libera del distributore video. Il collegamento è terminato. Dopo aver scaricato l'app dallo store, andiamo a creare il nostro account. Andiamo a dare il consenso a gestire le telefonate, a gestire le registrazioni video, i contenuti multimediali e anche a registrare l'audio. Effettuiamo la registrazione, quindi premiamo Registrati e andiamo a inserire tutti i campi obbligatori. Andiamo a scegliere una password che deve essere di 8 caratteri contenente una maiuscola, una minuscola, un numero e un carattere speciale. Andremo a confermarla, andiamo a inserire la nostra mail di registrazione. Andiamo ad abilitare la privacy e le condizioni generali di utilizzo e premiamo Registrati. Si effettuerà automaticamente il caricamento. Seguiamo le indicazioni in quanto ci arriverà una mail per poter attivare realmente il nostro account. Premiamo OK e andiamo a vedere la mail ricevuta. Premendo clicca qui, come indicato nella schermata, andiamo a abilitare il nostro utente. Ci dice complimenti, l'attivazione è terminata. A questo punto inseriamo le credenziali direttamente, quindi la nostra mail e la password. Consiglio sempre di flaggare ricordami e andiamo a premere accedi. La nostra applicazione si apre con questa schermata e a questo punto andiamo a configurare il nostro call me multiutenza. Iniziamo dal menu impostazioni, andiamo a premere installazione e manutenzione, configurazioni del dispositivo. Andiamo a selezionare il call me multiutenza, ossia 1083/83, e andiamo a seguire l'indicazione del wizard. Premere scansione per effettuare il codice, acquisire il codice QR. Acquisiamo direttamente il codice QR. Andiamo a dare un nome al nostro dispositivo, io ho scelto Call Me Tutorial e premiamo continua. Importante verificare che il nostro dispositivo deve lampeggiare rosso. Se fa questo, premiamo continua. È necessario quindi connettere lo smartphone da cui stiamo effettuando il collegamento direttamente al dispositivo. Quindi andiamo nelle impostazioni Wi-Fi, le abilitiamo e a questo punto andremo a collegarci direttamente col nostro dispositivo che apparirà con la scritta Call FW. Premiamo connetti e il nostro cellulare creerà una connessione diretta tra il dispositivo e la nostra applicazione. Torniamo indietro nella schermata principale e andiamo a premere continua. Abbiamo la possibilità di utilizzare sia una connessione cablata che una connessione Wi-Fi. Se fossimo in prossimità di una rete internet e una buona connessione dati, potremo andare a selezionare Wi-Fi e andare a scegliere la connessione dati e inserire la relativa password. Nel nostro caso selezioniamo cavo e continuiamo col menu. Possiamo effettuare delle operazioni avanzate di indirizzamento oppure per un'installazione base premiamo continua. In base alla connessione internet di dove montiamo il dispositivo possiamo selezionare la qualità video della telecamera. Premiamo continua e andiamo avanti. A questo punto la nostra applicazione trasferirà tutte le nostre impostazioni direttamente sul dispositivo. Premendo salva vedremo che il nostro dispositivo da rosso lampeggiante si stabilizzerà in un LED verde acceso. La configurazione è stata inviata con successo, premiamo continua. Terminata questa configurazione abbiamo la possibilità di effettuare un test impostandoci come un appartamento del nostro impianto. Selezioniamo in questo caso l'appartamento 0, facciamo imposta, ci appare un menu aggiuntivo chiamato telecamere, abbiamo la possibilità di auto inserirci oppure di ricevere direttamente una chiamata da pulsantiera. Premendo il pulsante 0 sulla pulsantiera vedremo che oltre a suonare il videocitofono interno suonerà anche la nostra applicazione. Sentiamo il videocitofono che suona
e contemporaneamente arriverà la chiamata anche direttamente sul nostro smartphone. L'applicazione si aprirà con l'impostazione video immagine, premendo avremo la possibilità di vedere in anteprima il nostro visitatore e decidere a questo punto se inserirsi in comunicazione utilizzando il menu verde. Avremo la possibilità di parlare, di aprirgli la porta oppure di aprire un secondo varco e di terminare direttamente la conversazione. Abbiamo anche la possibilità di interrogare direttamente la pulsantiera premendo l'icona delle camere, cliccando su Call Me Tutorial effettueremo a questo punto un'autoinserzione direttamente sulla pulsantiera per verificare il corretto funzionamento. Terminata test, premiamo sull'opzione in basso. Il nostro wizard ci chiede se il test ha avuto buon successo, andiamo avanti, premiamo sì. A questo punto, per completare la configurazione, inviamo i dati d'impianto direttamente all'amministratore, premendo sì. Abbiamo la possibilità di inviare tutti i dati direttamente all'amministratore, utilizzando un browser in posta elettronica. E andiamo a inviargli tutti i dati del suo impianto, che utilizzerà per abilitare la funzione direttamente agli utenti. La configurazione da parte dell'installatore è terminata con successo.